Allora ragazzi, rieccomi qua, si ritorna con un altro video anche questa domenica e si ritorna con una video recensione. Domenica scorsa vi ho portato l'unboxing ed è un prodotto che faceva parte di quel unboxing di domenica scorsa. Ok, quindi se non avete seguito l'unboxing di domenica scorsa, ve lo lascio qui da qualche parte o magari qui nella descrizione, qui a destra nelle schede e magari alla fine del video nei video suggeriti. Quindi ritorniamo a noi. Vi dico solo prima di partire che questa scena non è affatto illuminata dal mio softbox. Vi faccio vedere una cosa: abbasso la luminosità di questo dispositivo proprio per farvi rendere conto. Non abbasso tutta perché sennò rimango al buio, giusto per farvi capire. Vedete? Io sono al buio, adesso sono nuovamente illuminato. Quindi, ragazzi, vi parlerò di questo dispositivo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, rieccomi qua. Quindi domenica scorsa avete visto questo unboxing, quindi non vi dico all'interno della confezione di questo faretto cosa ci sta, ma andatevi a recuperare l'unboxing, perché adesso il video è dedicato interamente a questo faretto della Moman. Allora ragazzi, come è fatto il faretto? Come funziona? Allora, partiamo subito da questa protezione in gomma esterna, perché questa protezione in gomma esterna lo va a proteggere da urti e cadute accidentali, ma non solo fa questo, ma fa anche da diffusore. Quindi questa gomma va a fare da diffusore a questo faretto e a tutta la luce che esce da quei LED integrati nel faretto. Poi, per quanto riguarda la costruzione di questo faretto, devo dire che almeno per me, non so chi ha acquistato questo faretto, ma almeno per me è di ottima costruzione. Ha un feeling a tatto davvero eccezionale, da quella sensazione di resistenza del materiale, perché vi dico, sono dei materiali di ottima qualità, di ottima fattura, quindi a me hanno dato quella sensazione. Poi, per quanto riguarda il faretto, beh, cosa abbiamo, cosa non abbiamo, quali sono le funzioni? Ok, allora, parte laterale destra, abbiamo un connettore dove possiamo collegare l'accessorio a vite per poterla collegare poi alla slitta della fotocamera e utilizzarlo con le nostre fotocamere reflex. Nella parte bassa abbiamo un doppio connettore a cui possiamo collegare questo nostro accessorio per poterlo collegare a sua volta alla fotocamera. Poi, sempre nella parte bassa, abbiamo un connettore di USB di tipo C e USB di tipo A. Connettore USB-C per la ricarica e connettore di tipo A nel caso dobbiamo utilizzarlo come power bank, perché sì, questo faretto della Moman ha anche la funzione da power bank e da una batteria da 5000 mAh. Allora, ok, fermiamoci un po' sulla batteria. La batteria, io devo dire che è molto duratura. Vi dico solo che da domenica scorsa che l'ho acquistato, l'ho scaricato tutto, l'ho ricaricato più o meno un'oretta, si è ricaricato un'oretta e mezza, sì, più o meno, aumentiamo un pochino perché più o meno quelli sono stati i tempi. E da domenica scorsa ho utilizzato questo faretto sia con la fotocamera per alcune riprese, sia come luce da camera, almeno un paio d'ore di utilizzo, e devo dire che sono arrivato a ancora ora, più o meno, ripeto, un'ora, 2 ore di utilizzo giornaliere, sia come luce da camera, sia per qualche ripresa, sia per qualche foto. Ancora adesso che sto girando questo video, che è venerdì sera, sì, questo video lo vedrete domenica, quindi siamo a venerdì sera, e ancora ho più o meno il 40% di batteria. Quindi devo dire che per quanto riguarda la batteria, beh, la batteria mi ha soddisfatto veramente molto. Andando avanti, parte laterale sinistra, abbiamo due selettori che ci consentono di attivare svariate funzioni, aumentare la luminosità e aumentare i Kelvin del faretto. Parte superiore,
troviamo il pulsante accensione, spegnimento, funzione, che dopo vi spiego perché funziona, e poi troviamo un'ulteriore slitta dove possiamo collegare l'accessorio a vite che esce in confezione per poterlo collegare a sua volta ad altri dispositivi, tipo come lo stabilizzatore, come state vedendo in questa clip. Sì, perché potete metterlo in modalità orizzontale oppure verticale, dipende da come volete utilizzarlo, e possiamo utilizzarlo anche attaccato ad uno stabilizzatore tipo InSyncRane M2. Quindi di usi ne potete fare un po' come volete. Vi ho citato questo qui, vi ho citato l'uso da camera, video riprese, quindi potete un po' sbizzarrirvi. Ritornando al pulsante accensione spegnimento funzione, da lì una semplice pressione possiamo entrare nel menu di tante altre funzioni. Quindi possiamo attivare la modalità SOS, dove attraverso il selettore possiamo dare l'intensità del lampeggio, possiamo attivare tante altre funzioni, andare a regolare l'intensità della luce, calda, freddo, freddo, calda, possiamo regolare la luminosità. Quindi devo dire, ragazzi, che per quanto riguarda le funzioni ne abbiamo più o meno 4 su cui giocare e fare un po' di effetti luce. E in questo momento sto utilizzando questo faretto della Moman in modalità softbox, quindi come potete vedere mi illumina l'intera scena, impostato a tutti i 9000 Kelvin e luminosità a 100%. Poi la cosa bella di questo faretto, che a me mi è saltata all'occhio, è questo piccolo display monocromatico dove passano tutte le informazioni, quindi dalla batteria, dalle funzionalità, a vedere la luminosità e i Kelvin. Quindi praticamente su questo piccolo display ciò che facciamo, ciò viene visualizzato, e devo dire che anche se piccolo, ma possiamo visualizzare tutte le informazioni presenti in questo piccolo faretto della Moman. Allora, non credo ci sia altro da dire perché per questo faretto, quindi vi ho parlato un po' come è fatto, della batteria, le funzionalità, quindi resta a voi un po' scoprirlo. Io l'ho acquistato su Amazon, l'ho pagato più o meno 60 euro, quindi vi lascio il link qua in basso in descrizione nel caso voi vorreste avere qualche altra informazione, e perché no magari acquistarlo direttamente dal link che vi lascerò qua in basso. E devo dire che questo faretto, come il microfono, un po' mi ha rivoluzionato il mio modo di riprendere per quanto riguarda le luci. Sì, i softbox li utilizzerò comunque, però in questo video vi ho fatto proprio vedere come funziona questo faretto. Quindi, faretto della Moman, io direi, ve lo consiglio e vi dico subito di acquistarlo, non perdete tempo, e come ho fatto io. Poi la cosa bella di questo faretto ed avere la ricarica attraverso il connettore USB-C, che è qualcosa di eccezionale, che a me, beh, devo dire, mi fa veramente molto molto comodo, perché in casa ho solamente cavetti USB-C. Quindi ragazzi, cosa aspettate? Qua in basso andate a comprarlo. Quindi adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi avete un faretto tipo questo qui che ho io, se lo utilizzate, come lo utilizzate, come vi state trovando. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, ragazzi, perché so che molti di voi guardano i video senza essere iscritti, quindi iscrivetevi al canale, che a voi non cambia nulla, ma a me cambia molto e mi aiutate veramente molto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video con i vostri amici. Quindi like, condivisione, iscrizione al canale, quindi sbizzarritevi un pochino. Dopo di questo, dopo la condivisione, mi trovate anche su Instagram, @MinicoSnake. Ve lo ricorda l'animazione? E beh, ragazzi, purtroppo l'animazione, diciamo, in questi piccoli banner qui non la posso utilizzare perché portatile non me lo permette, ma ve le lascio comunque. Quindi ragazzi, noi ci vediamo sempre qui
non so domenica prossima, non ve lo so dire, però ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!